c'è anche un po' di movimento, per essere 10:30 di sera c'è un po' di movimento, i negozi. Oh, non mi dite che sto posto diventa una figata, no? Adesso è chiusi perché è sera, però di giorno magari questi aperti. Se per caso qua a lungomare fosse una figata, sto posto non sale in classifica, ma sale parecchio. Sale parecchio. Tutti i negozietti là, tutti i ristoranti, tutti i locali. La passeggiata è lunghissima poi, perché c'è due spiagge di fila qua. Ragazzine tedesche mezze nude, qua pure, maniche corte, calzoncini. Solo io sto sentendo freddo. Adesso sento meno freddo. Anzi, sto quasi bene. Mi sa che era la digestione. Mancanza di sonno, che ho saltato il sonno. Ho fatto il viaggio, sono tornato di notte. Pranzo fatto con le palatine, c'ho il fisico forse provato, l'età anche sì, quello, ma vedo movimento qua, vediamo, facciamo un pezzetto, anche se voglio andare a casa presto per fare la valigia, voglio sistemare tutto, domani una bella doccia, si presenta bene, per carità, tutti i classici locali all'inglese, lassù con la televisione con la roba sportiva. Sembra Maiorca, è più pompata di qualsiasi altra isola canaria. Questa assomiglia più a Maiorca, sta zona qua. Anche Tenerife era solo un piccolo tratto veramente inglese, tedesco, quello che sia. Poi era più sfumata la cosa. Qui invece è una cittadina proprio colonizzata, direi. Karaoke, sborni. Porca troia, oh, se questo va giù è un bel lungomare con tutti questi negozietti, può passare al secondo posto, oh, ma porca troia, una bella spiaggia. No, potrebbe passare al secondo posto, di tutte le Canarie, potrebbe andare al secondo posto dopo Los Cristianos e Los Americanos e Tenerife. Se fosse veramente tutto figo fino in fondo, vista la lunghezza che ho analizzato sulla mappa. Questo sembra proprio il locale di Tenerife, a Los Cristianos. Fatto uguale, piccolo piccolo, un sacco di bordello dentro. Qui assomiglia addirittura a Waikiki. Mi ricorda Waikiki, alle Hawaii. Era più piccola però, assomiglia un bel po'. Wow, ma qui vabbè. Se non finisce qua dietro l'angolo, è una sciccheria. Pieno di sborniazzoni. Stupendo. Facciamo una bella foto. Anche la spiaggia questa. Fino a qui avevo visto spiagge schifose, questa è bella grossa. Anche un po' attrezzata, vedo le sedie, gli sdrai. Quello che vedo non mi dispiace affatto, eh. Peccato che dovrei andare a dormire, cazzo. Beh, sembra sicuramente più figo rispetto a Jumbo Bambo, cioè a Morro Jable sud di Fuerte. Era un po' mortorio, anche sabato e domenica. Sì, è molto più vivace. L'immancabile Salon de Juego, il Salon de Juego che era vietato negli anni 90, il primo Salon de Juego che vidi, Salon de Juego, no? Chiamano così, è quando è andato a Madrid, e poi c'era anche il divieto dei minori di 18 anni che non potevano entrare, c'erano le slot a quei tempi, ma erano gli anni 90, c'erano già i giochetti, bah, mi ricordo così come ricordo confuso. Poi ne ho rivisti tanti questi Salon de Juego. Pasta, pizza, seafood. Porto Mir.
Continua la musica, continua il casino. Vabbè, mi sa che finisce qua, però non è male. Siamo al porticciolo, e la miseria, qui di giorno bisogna tornarci sicuramente. Ci sono tutti sdrai, la spiaggia è bella grossa. C'è tutti i cactus poi anche qua. Figata, gli alberi di Natale dappertutto. Mi ricorda un po' anche l'Australia. L'Australia, la zona sotto l'Albufeira, come si chiamava? La mia seconda Australia, era la costa famosa, la zona di mare, sotto la zona di Albufeira. Non mi ricordo più come si chiama. Quest'albero di Natale me l'ha ricordata. Tutta roba inglese, soprattutto inglese. Se vai a vedere, la maggior parte, come dicevo, è anziani. Poi c'è qualche famigliola con i bambini piccoli. Chi lo fa a questi? Quei bambini piccoli a stare su in Inghilterra, che c'è se crepa di freddo, l'umidità, la nebbia. Vengono qui, prendono il sole, guarda questi. Tipico pub inglese, un po' inglese canario però, negozio souvenir. È pieno proprio. Non male, non male. L'avevo scritto sulla guida. Molto turistica, avevo scritto, leggendo le varie guide libresche. Pure troppo, è quasi le 11. Bene, fa piacere. Qui che c'è? Un altro ristorante. Bello grosso questo, bello lungo. Oh, potrebbe essere che Lanzarote si piazza al secondo posto e forse pari merito con Gran Canaria. Già solo per quello che ho visto sto giorno qua. No, Playa Blanca no, è molto discontinua. Ancora devo scoprire dove stanno i negozi, ma non dovrebbero essercene tanti. No, ma già solo questo. Solo Puerto del Carmen. Non è come Coralejo che dà un po' l'idea di essere un po' artificiale, forse un po' claustrofobico. Questo è bello spazioso, si vede dall'alto. Tutti i locali uno appresso all'altro. Ma scherzi, molto meglio di Coralejo. E poi Fuerteventura, Morro Jable era molto più morto, molto morto. E quell'altra in mezzo, che non mi ricordo mai come si chiama, era veramente triste quel posto, mezzo vuoto, pochissima gente, ma una tristezza, no? Un posto brutto, quello in mezzo, dove c'era il centro commerciale. E mi sa che Fuerte va a finire al quarto posto. E Tenerife rimane saldo al primo, per quello che ho visto fino a qua, Gran Canaria e Lanzarote. Secondo posto pari merito, e visto che so il primo giorno, qui c'è il rischio che mi piace tantissimo questi giochi di colori sulle piante, bellissimi. C'è il rischio che questa potrebbe passare al secondo e Gran Canaria al terzo. Quindi attenzione, perché Lanzarote potrebbe essere la numero 2. Già vedo questi a maniche corte a st'ora. Ah, ma voglio farveli vedere. Questa simpatica coppia, questa bella femmina. Non curanti, maniche corte. Pacca voglia. Pieno di persone, oh. Quello lì, c'è uno trasbocco di persone là dentro. I negozi questi chiusi, perché chiaramente. Guarda questo quanto è carino. Mi ricorda un altro, quello che stava sul mare. Dov'è che stava? Chi se lo ricorda?
Mi sa che era Maiorca, non mica mi ricordo più un cazzo. C'è un altro gattaccio qui. Qual era quello che c'era al ristorante sul mare? Ho fatto le riprese, l'avrei anche pubblicato su YouTube. Che toro, bello. Questo cos'è? Asiatico, questo è un ristorante asiatico. Faccio la foto a questo, mi piace un bel posto scorcio, guardate che roba, è stupendo. C'è pure gli sdrai in legno. Il mare, tutto illuminato. A destra vedo Fuerteventura da lontano. Bellissimo, qua c'è anche un mega negozio di souvenir, di articoli vari. Questo è un piano bar sulla spiaggia. Sono ombrelloni che ci hanno messo i tavoli. Bella idea. Sunshine si chiama qua, questa specie di negozione. Lanzarote, Puerto del Carmen. Cosa volete di più? C'è una distesa di ristoranti, tutta roba italiana. Questo si chiama La Rustica, pasta. Porca vacca, l'80% di ristoranti è roba italiana. Italian and cocktail, questo sotto. La Rustica, pasta e pizza. Poi c'è sto Wok Asia, Wok Asia è ovunque. Wow, Long Beach Club. Wow, ma è stupendo. Si entrava da qua. I tavoli di qua non c'è nessuno. Roba grossa, la mappa di Google, ho visto. Ehi, lo Spot Poker aveva finito la pila. È venuto fuori il messaggio, adesso ha ripreso. Come mai? La pila è finita, mi sa che si è rovinata la pila, è ora di comprare veramente quella nuova. Comunque ho visto sulla mappa che continuava fino all'altra spiaggia. Cioè, sta cosa continua ancora per un altro bel pezzo. Mi sono fermato perché giustamente sono le 11, devo andare a fare la valigia, poi mi devo buttare sul letto, non ho dormito stanotte. La notte è passata, quindi dobbiamo chiuderla, ma chiaramente qui probabilmente ci verrò forse parecchie sere perché Playa Blanca adesso la farò una di queste sere, ma dopo cena mi sa che non so la. Questo invece no, questo è bello grosso. E se è vero come è vero, perché la mappa non mente, c'è tutti gli altri ristoranti e locali, anche dopo quella curva lì dove mi sono fermato. Penso che domani sera, incredibile, la batteria mi sa che si è rovinata, nel senso che no. Ma questo non finiva mai sta batteria, sto Osmo Pocket, non penso che me la so mangiata tutta. Sì, ho fatto un sacco di riprese, ma durava. Temo che sia passato il tempo e si è deteriorata. È anche per questo che mi devo comprare l'Osmo Pocket 3, ma non esce mai. Non volevo comprare il 2 perché aspettavo il 3. Ehi, c'è un KFC. Non è un KFC, è un KPC. Ma che cappella, che fregoni. Uno c'è Cassia magari, pensa che sia un KFC, un Kentucky Fried Chicken. Invece è un KFPC. Che coglioni, ma lo stesso colore. Guardate che carino. Ho preso il gelato, 3 euro, un cono di quelli con due palle. Con due palle, niente eccezionale, eh? Però ce ne stanno altri 2 o 3 ce la dà. Adesso. E poi uno che si autodichiara italiano. Quello che ho beccato non era niente di che. Il cono si mangiava, per carità, ma il gelato niente eccezionale. Le due palle le ce l'ha.